Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ieri, oggi siamo qui a presentare altri due nuovi acquisti, anche se poi sostanzialmente già li conoscete perché hanno giocato domenica. Lorenzo è qui un po', già da un po' con noi, e quindi do il benvenuto comunque a Lorenzo Paramatti e Ettore Mendicino. E come ieri ve li lascio subito velocemente. Chi volete? Andiamo da Lorenzo. Sei qui già da un po', no? Presi proprio il viaggio, e quali sono le sensazioni e a che punto sei della tua condizione, se pensi di aver visto che sei stato facendo, devi fare ancora qualche passo per trovare al massimo la condizione. No, le sensazioni, come ho sempre detto fin da quando sono arrivato, sono molto positive. Vedo che c'è tutto per poter riuscire ad ottenere l'obiettivo, cioè la salvezza. E per quanto riguarda, diciamo, la mia situazione, penso che col lavoro e l'umiltà e l'impegno ogni giorno che si mette in campo con gli allenamenti possa crescere appunto il mio stare bene, perché era da un po' di tempo che non giocavo, che mi allenavo da solo, e per me questa qui, come ho sempre detto, è una grandissima opportunità, e mi resta solamente di allenarmi quotidianamente, come dicevo prima, con umiltà e impegno, per poter trovare lo stato di forma migliore con il tempo. La situazione del rigore, sinceramente, io ero girato di spalle perché sono andato a chiudere sul cross ed ero girato di spalle. Ho visto in un secondo momento l'episodio. Sicuramente è stato magari un intervento nel quale si poteva gestire meglio, ma tutto parte dal cross e dall'azione prima, che magari potevamo gestire in maniera diversa, evitando di farlo arrivare a crossare. È tutta una, diciamo, una catena, una conseguenza. Io, come ho sempre detto, sono a totale disposizione del mister e della società. Dove mi chiedono di giocare, cerco di esprimere, dare il massimo, destra e sinistra. Ho caratteristiche magari prevalentemente da marcatore, però, come ho detto prima, non mi faccio problemi, nel senso, cerco di dare il mio contributo per la causa e per ripagare la fiducia che è stata riposta in me. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Come ha detto lei, è una grande esperienza, ma insomma, il passato è relativo, soprattutto in determinate situazioni. La realtà dei fatti è che vengo da un paio di annate sicuramente non entusiasmanti per vari motivi. Vengo da un'esperienza, mio malgrado, piuttosto negativa, nel senso che ero un po' ai margini, ero ai margini a tutti gli effetti della società, e in questo momento qui, sia per il mio passato recente sia per, secondo me, per la mia carriera, avevo bisogno e ho bisogno di una sfida, di un qualcosa che mi metta alla prova, e per questo, insomma, Rimini ha rappresentato questa opportunità. Ne approfitto appunto per ringraziare la società, lo staff, appunto, il direttore, il mister,
che mi hanno, che hanno scelto insomma, per aiutare questa squadra a, a risalire pian piano la china e appunto lavorare anche in un ambiente sicuramente con un allenatore che mi conosce è stato un, uno stimolo in più, però ripeto, io intravedo in Rimini una grande opportunità di riscatto e quindi che si va a sposare con quella che è la situazione attuale, quindi questa è stata la causa principale insomma, che mi ha portato qui. Ma le mie caratteristiche, io dico sempre che penso di saper giocare a calcio, poi sicuramente non sono un goleador, almeno i numeri dicono questo, però ci sono state delle annate dove quando ho giocato più vicino alla porta i gol li ho fatti, quindi io penso che sono qui, ripeto, io metterei la firma per fare, non è mettere le mani avanti, ma metterei la firma per raggiungere l'obiettivo e fare meno gol, qualora servirebbe, quindi qualora servisse. E viceversa, insomma, sono qui anche per farli gol e quindi assolutamente è un mio obiettivo, lavoro per quello, però come caratteristiche sono un giocatore che ama muoversi. Nell'arco della mia carriera, i primi 3 anni, 4 anni della mia carriera ho sempre fatto l'esterno in un 4-3-3, in un 4-2-3-1, poi sono diventato più attaccante, ma ho giocato talvolta anche da trequartista, insomma penso di avere una duttilità che può essere utile. Però mi piace anche attaccare la profondità, mi piace anche fare il reparto da solo, mi piace anche giocare per sentire la porta, quindi insomma, sono molto, molto motivato per cercare di dare il mio massimo apporto per tutte quelle che sono le mie caratteristiche per la squadra in base alle esigenze insomma, del mister e della squadra. Ma io la mia carriera ho cambiato parecchie volte a gennaio perché anche un'altra volta anni fa ero fuori rosa e quindi andai appunto in una situazione particolare, altre volte invece l'ho fatto per, cioè, in altre situazioni come ha detto lei di squadre ben definite, insomma io penso che le variabili siano tante, non c'è una definizione esatta per unica. Io credo che in questo momento qui, se la società insomma sta attuando questa politica tra virgolette di rivoluzionamento, è perché insomma, la situazione manifestava questa esigenza. Poi loro sapranno sicuramente meglio di me. Io quello che posso dire è che sono qui appunto per dare anche un pochino di più, qualcosa anche fuori dal campo, magari, nel senso che magari pecca un po' di esperienza, qualora io posso dare qualche consiglio, ma non per presunzione, semplicemente perché magari ho qualche campionato in più e qualche partita in più, sono ben contento di darlo, perché sicuramente se una squadra si trova all'ultimo posto, i giocatori in Serie C si equivalgono, vuoi o non vuoi. Secondo me c'è qualcosa nella mente che deve scattare e che magari non è scattato in tutti, quindi siamo qui anche per questo, sono qui anche per questo. Sì, abbiamo giocato 2 anni fa a Cosenza insieme, arrivamo tutte e due nel mercato di gennaio e fu un'esperienza positiva perché rischiamo, cioè sfioramo la semifinale playoff e sì, furono dei mesi positivi, non facili perché avemmo dei problemi comunque sia nell'arco di quei mesi, però ci fu una discreta intesa, insomma un'ottima intesa, un giocatore con cui mi sono trovato bene, quindi sono contento che sia arrivato anche lui e che possa anche lui dare una mano a questa squadra. Eravate sentiti? Sì, ci siamo sentiti ma pochi giorni prima delle trattative, insomma
abbiamo saputo l'uno dell'altro della situazione e ci siamo confrontati. Assolutamente, parlo prima io, poi dopo ti passo la parola. Assolutamente, nel senso che proprio mi riallaccio al primo discorso, facendo questa scelta è perché ho percepito da parte della società, da parte del presidente, da parte del direttore una voglia comunque sia di continuità, e quindi l'obiettivo deve essere quello primario, cioè sarebbe da folli pensare al futuro, cioè siamo concentrati. Saranno frasi fatte, ma è la verità, bisogna pensare giorno per giorno, in questo caso siamo concentrati sul Sud Tirol. Poi è chiaro che qualora riuscissimo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, io sarei ben contento e ben felice, insomma, di proseguire il lavoro e magari programmando anche qualcosina per il futuro, però sono discorsi che poi dopo verranno fatti, insomma. Sì, passo la parola, scusa. Io sono originario di Ravenna e sono di Ravenna e, come ha detto prima Ettore, sicuramente adesso l'obiettivo primario è quello di pensare giorno dopo giorno a migliorarsi e a riuscire ad ottenere il risultato e l'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello della salvezza. Poi non nego che anche a me piacerebbe molto avere, diciamo, dare una continuità, un seguito a quello che stiamo facendo e che faremo quest'anno, e quello lì, diciamo, la riconferma si ottiene mediante, attraverso il campo, il lavoro sul campo, però secondo me la cosa importante che dobbiamo pensare adesso, come ha detto Ettore, è quello di raggiungere prima la salvezza, e poi questi sono discorsi che si faranno in un secondo momento. No, vabbè, col mister abbiamo deciso che per quel che concerne i grandi potremmo essere a posto, meno che non capiti un'occasione, qualcosa che realmente ci va a completare un reparto, che ci faccia fare un salto di qualità definitivo per quelle che sono le nostre, i nostri obiettivi, lo faremo. E adesso siamo lì alla ricerca di questi under per completare la squadra. Sicuramente il portiere è uno di questi, mi auguro che stasera finalmente si dipani questa matassa in modo da avere domani il ragazzo qui, e poi sicuramente un centrocampista giovane, under, e se riusciamo a dare un sostituto a Silvestro che in quel ruolo è da solo, magari troviamo anche un mancino a sinistra che possa essere andare a sostituire magari o rimpiazzare quando squalificato Silvestro. No, stasera dovremmo avere la risposta da un altro club per un altro portiere. Penso che sia uscito ieri, Melli dell'Empoli. Melli dell'Empoli. Ma io faccio il ragionamento inverso invece, io do più valore, perché avessimo pareggiato una partita come quella di domenica e gli altri vinto, oggi staremmo parlando del nulla. Invece abbiamo vinto, abbiamo la dimostrazione che siamo una squadra che se la può giocare. La Feralpi, secondo me, almeno di quelle che ho visto io al momento, è quella forse più organizzata, quella che più mi ha impressionato. Però è chiaro che la domenica non dobbiamo pensare a quello che fanno gli altri. Dobbiamo pensare a quello che facciamo noi, e noi dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibili.
sapevamo che, sappiamo che dobbiamo fare un'impresa in questo girone di ritorno. Finire a 12 punti il girone d'andata non è una cosa buona. Sappiamo di dover fare un girone di ritorno strepitoso, ci proviamo, crediamo di aver allestito una squadra che possa riuscire in un'impresa, poi è chiaro che è sempre il campo che alla fine determina il risultato. Sì. Qualora non arrivasse quindi la conferma di Meli, tra stasera e domani c'è sempre Zanellati, giusto come prima ipotesi? Sì, c'è anche Zanellati, sì. C'è anche? No, anche, sì, sì, sì. C'è anche. E domani comunque avremo una risposta? Sì. Ci siamo? Grazie. Grazie a tutti. Grazie.